Io sto già piangendo. Hai un bel respiro. A testa alta. Ma non mi toccare Non ti che mi fai tocco. piangere. Allora, credo che vi siate chiesti perché non avessi più partecipato alle reaction. Perché non se lo fosse chiesto. Scherzo, io voglio bene lo stesso. Momento molto difficile per me anche perché faccio fatica a parlare senza fare un giro di parole. Purtroppo ho deciso di concludere qui il mio percorso con quello sballet. Non è stata una decisione semplice da prendere. I sensi di colpa erano tanti. E soprattutto pensare che abbiamo lavorato insieme per 8 anni. Che tosta, ragazzi. Sono stati 8 anni bellissimi. La nostra amicizia è diventata sempre più forte. Siamo cresciuti anche con alcuni di voi che magari ci seguivano dagli inizi, no? Da quando facevamo i video di tipi di insegnanti, tipi di ballerini. Abbiamo fatto i nostri primi stage, i primi spettacoli, raccontandovi in modo ironico il mondo della danza. E la danza che purtroppo non è più una mia passione. Quando balli senza anima, senza passione, diventa tutto molto più pesante, no? Inizi a fingere, però poi scoppi, non ce la fai più. Diciamo che sono andata avanti un po', grazie a questi due che mi hanno sempre supportata. Ci siamo divertiti un sacco insieme, ci siamo divertiti anche con voi, le risate che ci siamo fatti non le dimenticherò mai. Solo la coscienza, però. Poi sono pisciato addosso. Quindi diciamo che ho continuato un po' per l'amicizia che si era creata con loro. Mentre adesso, non so, sento il bisogno di provare nuove cose, di buttarmi nuovi progetti. Ovviamente la danza rimarrà sempre nella mia vita. E poi magari per qualche anno questa passione ritornerà. Sento che è la fine di un capitolo per me nella mia vita. Volevo ringraziarvi di tutto, per tutto il supporto che ci avete dato, che mi avete dato. Supportate questi due. Speriamo non rimanga solo più il divano. Il divano da solo che fa la reaction. Leggo un po' di messaggi. È tutto vero la sua assenza, il fatto che non rispondessimo ai messaggi diretti su Shinaira perché era una fase delicata e abbiamo dovuto prima capire tra di noi come gestirla, cosa fare. Abbiamo deciso di farlo in live per essere i più veri, i più limpidi possibili, perché alla fine quello che abbiamo fatto fino adesso è tutto merito vostro. Quindi Shinai voleva aprire il suo cuore per voi, per dimostrarvi che non lo fa perché è cattiva. Sono cose che possono succedere nella vita. Lei l'ha realizzato tutto di un botto, no? Non farà più parte del progetto Coros Ballet, perlomeno non al centro del progetto. Poi magari l'amicizia continua, magari tornerà, farà un'apparizione, un Sì. cameo, una collaborazione. Quindi non si sente di stare qui a parlare di danza. Mi dispiace. Che ci sia comprensione, non ci sia magari rabbia. Riguardo lo spettacolo a Roma, invece ci sarà, lo facciamo. Quindi sarà in pratica l'ultimo spettacolo di Shinai. Quindi, se volete vederla sul palco per No, l'ultima vedere volta, tutti noi tre. venite allo spettacolo perché è l'ultima volta che vedete la versione. Di vita da ballerini sarà molto complicato a livello emotivo. Di positivo c'è che io e Tim abbiamo tante idee e continueremo a fare quello che facciamo. Non vogliamo integrare nessun altro all'interno del progetto perché poi magari ci abbandona, ormai abbiamo questa paura. Ma ci saranno degli ospiti. Stiamo costruendo apposta uno studio gigantesco per portare ospiti con noi e per voi. Se c'è No, Sebastian, no, Sebastian, sicuramente. devo ritornare. Sicuramente torna. Basta comprarti allora. Già che ci siamo, volevo chiarire anche la situazione con Michele. Aveva fatto un video in cui aveva lasciato aperta una porta del ritorno in Coros Ballet. So che a molti di voi manca e il fatto che non vi dessimo mai notizie di lui potesse sembrare strano. Diciamo che con lui non è finita rose e fiori, sono successe delle cose interne, non si aveva più la stessa visione. A lui la parte social aveva un pochino stancato, no? Lo spettacolo che abbiamo fatto insieme per lui era non esattamente quello che voleva, perché lui voleva fare solo il ballerino e aveva lasciato aperta questa porta. Non ci sarà un ritorno di Michele. Magari in futuro faremo un Dance LOL 2, 3, non ne so, con Michele Shinai di nuovo, ma sarà una cosa così. Le Leggiamo questi messaggi canzone. belli. Mi hai strappato le risate incredibili, ho passato davvero dei bei momenti e tante risate con le vostre live, i vostri video. Grazie tante per essere stata così con noi. Ti voglio bene, ti auguro meglio davvero, spero che sarai felice. Adesso mi fai piangere di nuovo. Sono Sì, contenta di aver visto teatro a Milano. Il messaggio era per me, non per te, Ma Leo. infatti, io l'ultima volta che ho pianto era per il divorzio, quindi per il Ah, divorzio vuoi e dire anche per te. questa cosa? Non l'hai mai detta. Sono quasi ufficialmente divorziato. È partita la, non so come si chiama, pratica. Anche Mila non tornerà su questo divano che è successo casualmente
No! Mi è impazzito. Hai sganciato una bomba. Ma quante bombe abbiamo sganciato? Quanta tristezza, ragazzi. Va bene, ragazzi, grazie per aver seguito questa ultima live con Sci. Grazie di tutto, ragazzi. Io voglio bene. Ciao, raga. Ciao, Sci. Ciao, Sci. Oh, finalmente se n'è andata. Sì!